Carissimi amici e amiche, bentornati a una nuova puntata del ciclo di catechesi dedicato ai vizi e alle virtù. Stiamo trattando la bellissima e importantissima virtù cardinale della giustizia che abbiamo introdotto la volta scorsa e oggi chiaramente faremo degli step ulteriori per cominciare a entrare dentro il merito, ecco, di questa virtù. Che come vedremo si distingue addirittura in 9 parti, la più nobile delle quali, ecco quella che non vedo l'ora di poter trattare, è la religione, che è quella che regola la giustizia nei confronti di Dio. Oggi questa è una virtù oltremodo dimenticata, ecco perché la straordinaria maleducazione e cafonaggine, purtroppo oggi diffuse, non sono soltanto in orizzontale, quindi nei rapporti con il prossimo, che insomma già sarebbe abbastanza, ma la cosa che almeno a me personalmente fa assai più male è che sono ampiamente praticate nei confronti di Nostro Signore, il mio modo poi di approfondire. Ora, prima di passare però all'analisi dettagliata delle singole, pensate, 9 parti, sono tante, sono. È bene passare anzitutto prima in rassegna, forse è meglio fare specialmente per questa virtù così, i vizi che si oppongono, attenzione, ricordiamo la tripartizione della puntata precedente, alla giustizia legale, alla giustizia distributiva e alla giustizia commutativa, ricordo brevissimamente. La giustizia legale è quella che regola i doveri nei confronti delle autorità, del suddito nei confronti dell'autorità. La giustizia distributiva è quella che regola il dovere dell'autorità nei confronti del suddito e la giustizia commutativa è quella che regola i doveri tra uguali. Allora, questo è un termine conosciuto anche, diciamo, in campo civile, perché formalmente opposta alla giustizia legale è l'illegalità, ossia la trasgressione volontaria delle leggi civili. Attenzione però, questa è una fattispecie peccaminosa solo quando si tratti di leggi civili che siano moralmente rilevanti o comunque non moralmente ingiuste. Quindi attenzione, quando siano moralmente rilevanti è chiaro che la loro trasgressione è peccato, ma ci sono molte leggi civili, penso che lo capiamo, che non sono moralmente rilevanti, quindi certamente sono da osservare ordinariamente, però ripeto, non sono moralmente rilevanti. Quando invece fossero moralmente ingiuste, non soltanto che non avrebbero nessuna forza vincolante, ma non sarebbe lecito, anzi, ottemperarvi, anzi sarebbe doveroso non ottemperarvi. Per fare un esempio macroscopico, ma non è l'unico, e poi qui queste catechesi servono a formare la coscienza, evidentemente, no? Poi bisogna imparare a fare le applicazioni pratiche, ma un caso macroscopico è un medico o un infermiere o un ostetrico che non può per nessun motivo praticare il delitto dell'aborto. Se dovessero adesso, speriamo di no, introdurre anche in Italia quell'altra sciagura esecrabile che è l'eutanasia, vale lo stesso identico discorso. E non ci si può trincerare dietro la legge, eh. Ecco. Poi c'è la parzialità o accettazione di persone che si contrappone invece formalmente alla giustizia distributiva. Nella versione comune, ecco, questa è quella che si chiama la raccomandazione. Avete visto, no? Quando uno, come dire, tra virgolette, estorce un qualche cosa oppure si fa concedere qualche cosa dall'autorità senza averne diritto, oppure scavalcando e prevaricando altre persone semplicemente perché si fa raccomandare.
La parzialità si formula, diciamo così, tecnicamente come vizio opposto alla giustizia, appunto nel dare alla persona o più di quanto merita, o peggio, a prescindere da qualsivoglia merita, da qualsivoglia merito, scusate. Quindi, oppure nel punirla meno di quanto merita, oppure senza alcun motivo. Quindi, l'autorità ha il dovere di punire chi ha sbagliato e ha il dovere di non punire chi non ha fatto niente. Evidentemente, questo peccato, il peccato di parzialità, può essere chiaramente commesso solo da persone costituite in autorità nei confronti dei loro sottoposti, perché appunto formalmente opposto alla giustizia distributiva. Quali sono le autorità? I genitori, le autorità ecclesiastiche, i governanti, i professori, i maestri. Ecco, attenzione però che quando anche le autorità, questo è un punto dolente per noi figli di Dio, però questa è volontà di Dio, quando anche le autorità si rendessero colpevoli di violazioni alla giustizia distributiva, e quindi attraverso le varie forme di parzialità, non viene meno il dovere di rendere loro onore da parte dei sottoposti. E anche, tra l'altro, di rendere loro l'obbedienza, sempre qualora non imponessero cose moralmente disdicevoli o addirittura ingiuste. D'accordo. Un esempio un pochino adatto a noi poveri preti. Qualcuno ogni tanto dice: ma il vescovo c'ha i suoi cocchi. Sì, si lamentano. Se fosse vero sono affari suoi, però non è che siccome tu pensi che il vescovo c'ha il suo cocco, allora quando ti dice qualcosa, come dire, te ne infischi perché lo chiedesse al suo cocco. Non si può fare questa cosa qui. Ammesso e non concesso che sto giocando un pochino, no? Quindi sto facendo un po' discorsi adatti alla mia condizione, no? Ma la stessa cosa vale per un genitore, a quello c'ha le preferenze, quello è il figlio prediletto, io invece sono il calimero della situazione, eccetera, no? Quindi, attenzione che le autorità, questo dobbiamo mettercelo bene in testa, vanno sempre onorate per il fatto stesso di essere autorità, perché in quanto dotate di autorità, questo e non fa niente purtroppo che noi stiamo oggi dinanzi, come dire, per esempio allo Stato laico, che lo Stato laico si fregia appunto di essere indipendente da ogni riferimento a Dio. Ma per il fatto stesso che tu occupi un ruolo di autorità sugli altri uomini, che tu ci creda o non ci creda, che tu lo sappia o non lo sappia, che tu lo voglia o non lo voglia, scusate, sta in qualche modo rappresentando l'Altissimo. E quindi noi siamo tenuti, quindi dobbiamo sempre distinguere, attenzione, quindi, il rendere onore all'autorità e ordinariamente l'obbedienza, e i casi in cui possiamo o dobbiamo non rendere obbedienza quando si toccano temi moralmente rilevanti. D'accordo? Quando una cosa è oggettivamente contraria alla legge morale, c'è il dovere della disobbedienza. Quando una cosa tocca delle questioni di coscienza, anche se non dovesse formalmente contrastare, almeno in maniera diretta, una legge morale, c'è la possibilità di discernimento.
Spero di essere stato chiaro, ma questo però non toglie l'onore dovuto all'autorità. E questo dobbiamo impararlo tutti quanti. Quindi, ripeto, il dovere di onorarli non sempre comprende l'obbligo di obbedire alle loro disposizioni, qualora esse siano oggettivamente ingiuste, cioè contrarie alla legge divina o naturale o alla evidente volontà divina. Oppure quando siano date, questo è un altro caso in cui l'autorità perde il diritto di essere obbedita, cioè quando siano esorbitanti i loro ambiti, l'ambiti della propria autorità, quindi quando fa qualche cosa l'autorità che non può fare. Su questo bisogna conoscere anche i limiti sotto tutti i punti di vista, quindi civili e anche ecclesiastici, dell'autorità. Faccio un esempio sempre adatto a un prete. Il vescovo, o comunque il superiore canonico, ha quella che si chiama tecnicamente l'autorità in foro esterno. Quindi se mi dà un ordine vincolante in foro esterno, io gli do obbedì. Ma un vescovo non potrebbe dirmi in maniera autoritaria, darmi un ordine eminentemente spirituale, tipo, tanto fa prima se non viene in mente, tu devi fare il rosario tutti i giorni. Un vescovo non può dire questa cosa come ordine che comporta l'esercizio della sua potestas. È chiaro, quando parlerà ai suoi sacerdoti, un buon vescovo dirà, mi raccomando, dite il rosario tutti i giorni, d'accordo? Perché dire a una persona di rosario è cosa che spetta non all'autorità di foro esterno, ma eventualmente al confessore o al padre spirituale, quindi chi c'ha autorità in foro interno. D'accordo? Quindi queste sono cose che bisogna saperle. Ecco, ok. Però il dovere dell'onore rimane. Onora tuo padre e tua madre, rimane sempre, rimane. Cioè, stare a parlare e a sparlare, poi lo vedremo meglio quando entriamo nel dettaglio delle singole cose, di genitori, anche se fossero genitori non all'altezza, genitori che magari hanno anche commesso delle cose brutte. Ma questo non giustifica la trasgressione del quarto comandamento. Onora tuo padre e tua madre. Non si può. Vediamo adesso i comportamenti contrari alla giustizia commutativa, ossia, di fatto, le trasgressioni al quinto, al settimo e all'ottavo comandamento, che sarà bene, ovviamente, analizzare con attenzione. Noi nei confronti del nostro simile non possiamo per nessun motivo commettere omicidi, mutilazioni, percosse, privazione della libertà, insulti, improperie, detrazioni, maldicenze, mormorazioni, derisioni o maledizioni. D'accordo? Tutte quante le volte che si fa una cosa di questo genere si pecca seriamente contro la virtù cardinale della giustizia. Perché io ho il dovere, anzitutto, di rispettare la vita e l'integrità fisica del prossimo, ma ho anche il dovere di rispettarne la sacrosantissima libertà, che è il primo a farlo il nostro Signore, ma anche il dovere di rispettarne l'onore e l'onorabilità e la sua dignità di persona. Quindi gli insulti, le improperie, le detrazioni, le mormorazioni, oggi così tanto diffuse, devono da noi completamente scomparire. È sempre possibile, evidentemente, come dire, sottoporre a critica, anche se errata, un'idea, un comportamento, una scelta del prossimo, ma mai attraverso queste forme. Mi permetto di ribadire l'insulto, l'improperia, che la detrazione, oggi diffusissime,
sono mancanze serie alla virtù cardinale della giustizia. Oh, qui ci sono tanto una serie di tematiche che è meglio, insomma, appena accennare, perché ci vorrebbero degli incontri molto approfonditi a parte, e bisogna leggere il Catechismo della Chiesa Cattolica, no? Quindi è evidente che non trasgredisco, cioè quando è un'autorità a agire in un certo modo. Per esempio, non trasgrediscono come dire, il quinto comandamento le forze dell'ordine che agiscono, evidentemente però sempre in maniera proporzionata, eccetera, eccetera, con tutti quanti i distinguo ci devono stare, ma se si trovano costretti a dover, come dire, usare la forza, non ne sono evidentemente responsabili perché stanno agendo in vista di un bene superiore. Così nel catechismo si parla ancora dei delimitatissimi casi della cosiddetta guerra giusta. Quindi queste sono tutte quante materie su cui nel corso della storia il magistero di Concilio e Pontefici hanno sempre più ristretto, diciamo così, i margini. Evidentemente, pur senza mai giungere a negare evidentemente la liceità in linea di principio, soprattutto di una difesa proporzionata qualora ci sia una ingiusta aggressione, eccetera, no? Parliamo di cose però un po' meno grosse, perché è dovere poi dei governanti procurare una buona formazione sotto questo punto di vista, se vogliono vivere in maniera conforme alla legge di Dio. Parliamo di cose che sono un pochino più vicine a noi, no? Quindi la contumelia o insulto, è oggi sciaguratamente comportamento diffuso, le parole ingiuriose. Guardate, io ogni tanto non guardo la televisione generalista mai, però, come tutti quanti sanno, di me sto in giro presente nei social, che sono un ricettacolo, non sono una quintessenza, no? A volte nelle varie timelines o bacheche si vedono, come dire, postati dei frammenti, degli spezzoni, magari tratti da qualche talk show. Quelle rare volte che mi è capitato di vedere qualcosa, cioè io i capelli non ce l'ho, però se ce li avessi mi sarebbero diventati tutti quanti dritti, perché si è arrivati veramente ad una bassezza a proprio modi da trivio, non soltanto gli insulti, ma gli insulti volgari, d'accordo? Gli insulti proprio violenti, le urla, le grida, fanno audience queste cose, fanno spettacolo. Questo è quello che la gente vuole vedere, perché se fanno queste cose, voi capite che, ahimè, le logiche che governano le programmazioni televisive sono certamente lo share, si dovrebbe chiamare, insomma, quindi i soldi che tu fai da una certa cosa. Qualora l'insulto sia grave e fatto con l'intenzione di umiliare, di distruggere l'onore di una persona, attenzione che il peccato è mortale. Ricordiamo le parole di Gesù che dice al suo fratello pazzo: sarà sottoposto al fuoco della Geenna. Io ho ripetuto questa cosa fino all'inverosimile, no? La faccio presente spesso ai ragazzini, perché dice: ah no, ma le parolacce sono peccato veniale. C'è questa diffusa, come dire, convinzione in giro, così a prescindere. E chi è che dice questa cosa? Scusa, se tu una persona gli dici pazzo, dice Gesù, sarà sottoposto alla Geenna. E se tu lo epiteti in modo volgare, come tanti epiteti volgari che ci stanno, o addirittura, come cantava Alberto Sordi, lo mandi a quel paese, cos'è? È
È più grave o è meno grave che digli pazzo? Punto interrogativo. Che siamo sicuri che sono peccati veniali? Io no, affatto. Quindi attenzione a queste cose, no? Distruggere l'onore di una persona non è mai una cosa giusta, mai. Mai. Se la persona non è meritoria, è un farabutto, è un delinquente, lo preghiamo per la sua conversione. Se c'è da contestare a tempo, modo e forma opportuna quello che dice e quello che pensa, sicuramente. Ma l'umiliazione, eventualmente la pubblica, gliela darà se riterrà opportuno e a suo tempo, domine Dio. Noi non possiamo. Guardate che su questo i limiti della giustizia, specialmente di questi tempi, io credo che sia molto importante tenerli presente. Perché succede questo qui. Quando dilaga l'ingiustizia, si può credere che per opporsi all'ingiustizia sia lecito commettere un'altra ingiustizia. Ma non si può, d'accordo? Non si può. Se l'autorità è indegna, faccio la rivolta. Non si può, non si può, tutti quanti, poi ci va la tentazione, può venire a tutti quanti, ma non si può, non si può, da cristiani specialmente, e da virtuosi, se vogliamo prescindere anche dall'essere cristiano. Una persona è assolutamente indegna ed esecrabile, allora per in qualche modo combatterla, tanto comunque è esecrabile, quindi mi sento legittimata a ricoprirla di insulti. Non si può. Noi che non si può dobbiamo saperlo. Poi che uno cada in tentazione, poi si confessa e chiede scusa. Ma noi non possiamo auto legittimarci, perché non lo siamo. Oh, poi c'è l'improperia, sapete cos'è l'improperia, no? L'improperia è quello che noi comuni mortali chiamiamo il rinfacciare le cose. Quindi una persona hai prestato un aiuto o un bene nei confronti di una persona, l'improperia è quando glielo rinfacci. Diciamo nel parlare comune. Cosa molto molto brutta questa qui, no? Cosa brutta perché una volta che tu un bene l'hai fatto, stop. Nessuno ti ha ordinato di farglielo e se lo reclami quindi o glielo sbatti in faccia, manchi la virtù cardinale della giustizia, non manchi soltanto la carità, eh? Oh, la maldicenza o detrazione è l'odiosissimo peccato di chi di nascosto proferisce parole dirette a compromettere la buona fama del prossimo al fine di far formare una cattiva opinione di lui. Non ne parliamo di questo. Qui poi ci sono varie sfumature, no? La maldicenza è questo. Quindi il voler compromettere la buona fama del prossimo anche rivelando difetti occulti altrui, oppure insinuando veleno sui propri pensieri, le illazioni che si fanno. Dalla maldicenza si distingue un'altra cosa bruttissima, contraria alla giustizia, che è la mormorazione, che pur avendo la stessa materia e forma, perché consiste sempre nel parlare male del prossimo in sua assenza, ha diverso fine, perché la mormorazione, dice San Tommaso d'Aquino, è caratterizzata dall'intenzione di mettere due persone una contro l'altra, quindi di seminare discordia e zizzania, generando l'inimicizia. Questo è bruttissimo, questo qui. È
proprio un comportamento brutto. Capiamo perché è contrario alla giustizia anche, no? Se io parlo a una persona, le parlo dietro alle spalle, manco la giustizia perché gli tolgo arbitrariamente la possibilità di difendersi dalle eventuali accuse. O appunto indegne, cioè attribuzioni di cose indegne. Se glielo faccio alle spalle, la persona non lo sa e quindi non può difendersi. E questo non si può fare e non si deve fare. È una mancanza alla giustizia. Teniamo sempre presente, la giustizia è rendere a ciascuno il suo. Noi manchiamo alla giustizia quando ci appropriamo di qualcosa che non ci appartiene o evitiamo di dare a qualcuno ciò che gli è dovuto. Allora, noi dobbiamo metterci bene in testa per non mancare che ai nostri superiori è dovuto l'onore. Onora tuo padre e tua madre, che si applica poi per estensione alle autorità costituite. E a tutti i nostri simili è dovuto il rispetto. L'onore è più del rispetto, perché chiaramente onorare è anzitutto non mancare di rispetto, ma anche onorare, come dice il termine stesso. Quindi figuriamoci, quindi parlare male di uno che tu sei tenuto ad onorare, è più grave che parlare male di uno che non sei tenuto ad onorare. Oh, la derisione è un'altra mancanza oggi molto diffusa, meglio sarebbe dire l'irrisione. Oh, San Tommaso dice che l'irrisione di Dio, delle cose sante, o dei genitori o dei giusti a motivo dell'odio che suscitano in chi giusto non è, è peccato mortale. Dio non si irride, non ci si può fare beffe di Dio. Le cose sante, i santi non si irridono. Sapete come diceva il noto proverbio, come dice il noto proverbio popolare, no? Scherza coi fanti, lascia stare i santi. Io a questo proposito cito, ho fatto tante volte, quando qualcuno mi può, come dice, padre, posso raccontare una barzelletta? Dico, alt, che a parte il fatto che le barzellette, uomini si dilettano a raccontarle, i santi non tanto, ma io non sono santo, evidentemente, insomma, no? Ecco, però uno è in cammino, ci prova. Sicuramente non ci riuscirò mai, però il desiderio di provarci ci sta, no? Ma se proprio dovesse indispensabile, ti voglio stare a sentire, come dire, per ragioni di carità o di cortesia, sono due condizioni, eh? Niente schifezze, niente porcherie e niente ironie su Dio, la Madonna, i Santi, eccetera, eccetera. Barzelletta pulita e non irriverente. Se proprio è indispensabile dirla. Io esorto a fare attenzione a queste cose. Una catechesi ha il compito, come dire, di sempre creare stimoli, stimoli che poi ciascuno liberamente può accogliere o non accogliere. La santa e sacrosanta libertà, nostro Signore, rispetto in continuazione, e lui procede con noi sempre per via di stimoli, cioè sono sempre stimoli quelli che lui ci manda da di dentro attraverso la sua grazia. Bisogna vedere quelli che recepiamo e quelli che non recepiamo. Infine, c'è un altro peccato grave contro la giustizia commutativa, che è la maledizione, che consiste nell'augurare o desiderare il male di qualcuno. E attenzione, questo peccato diventa gravissimo quando per maledire o per provocare il male di qualcuno
si ricorre a mezzi derivanti dall'occulto per nuocere la vita, gli affetti o il benessere del prossimo. Fate attenzione, penso che molti lo sappiano, ma questa è una cosa oggi largamente diffusa. E l'unico modo per potersi difendere da queste cose, se ti fanno qualcosa di male, è la vita di grazia intensa e di preghiera. Gente oggi non capisce, cioè la vita intensa di grazia e di preghiera è una forma decisiva di difesa e di preservazione da ogni male, anzitutto spirituale. Quali sono questi? Ma un male spirituale di questo genere, se ti fanno, tra virgolette, una fattura, non quelle che sono comunque poco gradevoli, d'accordo? Ti fanno una fattura nel senso di un maleficio invocando le forze demoniache contro, se tu non sei protetto e quella cosa ti prende, proprio vedi quello che succede, eh? È inutile che poi uno si lamenti, dice, ma perché Dio mi ha permesso che mi riduci questo stato? Perché Dio ti risponderà, io no, io che ho permesso? Io sono morto in croce per te. C'hai i sacramenti? Perché non usi la confessione? Perché non usi l'Eucaristia? Perché non preghi? Perché non usi anche i sacramentali? Sapreste qua quanti mezzi di difesa che ci abbiamo? Ah, ma io, dice, tu pensi forse che io tutto quello che ho fatto l'ho fatto perché non c'avevo niente da fare o perché fosse necessario per me? Non pensi che l'ho fatto per te? Non pensi che di tutte queste cose tu ne hai bisogno? Io no, ma tu ne hai bisogno, altrimenti non avrei fatto tutto quello che ho fatto. Quindi se tu ti privi delle difese e ti prende un male, di chi è la colpa? Di Dio o tua? Ecco, quindi questo, capito? Ogni tanto mi tocca fare evidentemente l'avvocato dell'Altissimo, perché in molti oggi lo insultano e in pochi lo difendono. Bene, dette queste prime forme di mancanze fondamentali contro il quinto comandamento di fatto, e l'ottavo, andiamo un attimo a vedere, vabbè, queste sono cose abbastanza rinomate, abbastanza note, però quando si parla di giustizia per forza si deve parlare del decalogo, no? Quindi il furto, la rapina, insomma, sappiamo benissimo che oltre che peccati sono reati, cioè non c'è bisogno di dilungarsi molto perché per quanto viviamo in tempi dove la coscienza si è imbastardita, però insomma, che questi siano peccati gravi oltre che reati, lo sappiamo un pochino tutti, no? Però attenzione, il furto lede la giustizia evidentemente perché consiste nell'appropriarsi indebitamente di cose, di beni o di denaro altrui, oppure nel non restituire quelli ricevuti in prestito, mentre la rapina contiene l'aggravante che per operare questa operazione si usa violenza o quantomeno minaccia alla persona, no? Ora, attenzione però, secondo San Tommaso d'Aquino, quando si hanno dei beni palesemente superflui o del denaro palesemente superfluo, udite, questo lo vedremo anche. Almeno una parte di questo, per quanto piccola, deve essere elargita al povero, al bisognoso, non tanto per carità, ma per giustizia. E, come la Chiesa ha sempre insegnato, in casi di assoluta necessità, urgente ed evidente necessità, è possibile ed è lecito soddisfare proprio i bisogni immediati con cose che siano a portata di mano usandolo nei limiti del necessario. Il caso classico: sto morendo di fame,
Non c'ho una vita in tasca, non perché faccio una vita oziosa colpevolmente, ma perché mi trovo in condizioni disperate, senza la mia volontà, contro la mia volontà. Passo davanti a una casa, vedo un albero di frutti da cui pende un frutto. Se lo prendo e lo mangio in queste condizioni, non posso essere accusato di furto, perché sto soddisfacendo un bisogno immediato e naturale, con cose che sono a portata di mano, certo, e usando le limite necessarie. Se io mi porto una bisaccia e anziché prendere un frutto me ne prendo 50, così poi se mi dovesse tornare fame me ne mangio un altro po', questo non funziona più, d'accordo? Sto facendo esempi un pochino semplici ma anche comprensibili per rendere idea, no? Oh, poi ci sono gli altri reati, oltre che peccati contro il settimo comandamento, l'usura, la frode, tutti questi peccati, attenzione, quando vengono commessi, e i confessori su questo devono fare attenzione, perché questi si obbligano alla riparazione per giustizia. Quindi non è una penitenza di sacra, per penitenza, no, la riparazione qui va fatta proprio per ragione di stretta giustizia, cioè se i beni sottratti si possono restituire al diretto interessato, si devono restituire. Se è impossibile restituirli, per esempio, il bene che avevo preso senza restituire non è più in mio possesso, oppure c'è un'impossibilità oggettiva o grave incomodo soggettivo nel farlo, l'equivalente di quanto io ho percepito ingiustamente deve essere dato in beneficenza, in elemosina. Amici e amiche, non avvenga che ci troviamo dinanzi all'Altissimo, quando ci arriveremo, che abbiamo anche solo un centesimo, anche solo un bene, che non possediamo in forza di giustizia in senso stretto. Mi raccomando. Ora, per quanto riguarda sempre l'ottavo comandamento, ecco, abbiamo prima parlato di mormorazione e di maldicenza. Più grave di questo è la calunnia. Quindi quando l'onore e la buona fame del prossimo vengono compromesse attraverso la menzogna, quindi attraverso accuse false perpetrate alle sue spalle. Anche questo grave delitto obbliga gravemente al dovere della riparazione. Attenzione! E tutti i peccati che noi commettiamo, questo non dimentichiamolo mai, Dio esige che siano espiati e riparati. L'abbiamo visto la volta scorsa. Dio è il primo ad essere sommamente giusto. Ti rimette la colpa, ma esige la riparazione e l'espiazione in forza della sua giustizia. E se non la fai qui, la farai dopo, eh? Nessuno si illuda su questo qui, e nessuno vada a sentire in giro stranezze e stravaganze che, ahimè, oggi sembrano essere pure alquanto diffuse. La Chiesa non ha mai creduto queste cose e nel Catechismo non ci sono scritte queste cose. Chi toglie la buona fama al prossimo ha il dovere grave di riparare e di farlo con gli stessi mezzi che ha usato. Se uno ha usato un giornale, un quotidiano, per andare a diffamare calunniando una persona, se si pente, dovrà usare lo stesso quotidiano, lo stesso giornale per dire: mi sono inventato tutto e chiedo umilmente perdono a questa persona, consideratela per quello che è, perché io gli ho tolto ingiustamente, inventandomi, l'onore che gli è dovuto da parte di tutti. Ecco, ci sono tutta quanta un'altra serie di circostanze, insomma, e di cose. Simili
si possono trattare abbastanza rapidamente. Per esempio, la prevaricazione, ossia che ci sono esempi un pochino forensi da fare che mi riportano un pochino indietro nel tempo, no? Cose molto brutte. Un avvocato, per esempio, che andasse ad aiutare il difensore della controparte, o addirittura nel caso di processo penale il pubblico ministero. La reticenza, non dire la verità sulle cose in cui si è tenuti a farlo, o peggio, la menzogna usata per discolparsi. Vabbè, qui sono cose un pochino. Evidentemente, quando si parla di queste cose, San Tommaso era molto scrupoloso, molto attento. È chiaro che si toccano anche fattispecie che poi assumano, come dire, rilevanza addirittura come in questi casi anche, chiamiamola così, processuale, no? Ho un dovere gravissimo dei magistrati, questo forse è meglio che ci spendiamo una parola. È di emettere sentenze. E secondo San Tommaso d'Aquino, una sentenza è ingiusta dal punto di vista morale in quattro casi. Numero uno, il giudice usa come prove cognizioni sue personali e non risultanze processuali oggettive. Poi si esorbita dai limiti della sua competenza, fuoriuscendo dai margini della sua legittima potestà. Poi soprattutto, e questo dobbiamo fare attenzione anche noi, se condanna a prescindere dal contraddittorio e senza dare all'accusato la possibilità di difendersi e mettendolo a conoscenza dei capi di imputazione a suo carico. Queste oggi sono tutte tante cose garantite dal processo, almeno penale, ma anche civile. E poi se condonasse la pena che è tenuto ad applicare fuori dei casi in cui ne abbia licenza o potere. Guardate che anche noi, prima di formulare un giudizio su qualcuno, perché noi non siamo giudici, come dire, magistrati, però certamente ci formiamo. Allora, è sempre molto prudente e doveroso in certi casi, prima di formarsi un giudizio o su una persona o su una situazione, ascoltare sempre almeno due campane, cioè chi la pensa in un modo e chi la pensa nell'altro modo. Onde poter poi formulare un giudizio sereno ed equilibrato. Scegliere a priori, dico no, io do retta a questa cosa, do retta a questa campana, è un atto, punto primo, contrario alla virtù cardinale della prudenza, ma sotto certi aspetti è anche in parte contrario alla virtù cardinale della giustizia. Cioè, io per esempio, non voglio parlare di meno, però posso raccontare un'esperienza pastorale, cioè, e dico sempre, quando c'è un matrimonio in crisi e ti chiamano magari a cercare di mettere un pochino di pace, questo lo sanno tutti i miei confratelli, entra la moglie del matrimonio in crisi ti racconta le cose, tu finito il racconto dici: ma sta povera disgraziata, ma chi si è andata a sposare, chi gli è capitato vicino? Pensi, non glielo dici, ma lo pensi. Che succede però? Che dopo un po' entra questo grande disgraziato, ti racconta la sua versione, e se fosse entrato prima lui, quello che tu hai pensato di lei lo avresti pensato di lui. Tale quale avresti pensato, ma sto povero disgraziato che peccati ha fatto per trovarsi una moglie come questa? Allora, con questo capiamo, no? Con questo mi raccomando, capiamo. E capiamo anche, cioè, oggi noi siamo in un contesto dove i processi di manipolazione sono molto molto diffusi, sia a livello privato ma anche a livello pubblico.
Quindi, prima di prendere decisioni, prima di formarsi un giudizio sulle cose, è quanto mai opportuno tenere il cuore aperto a 360 gradi. Non scegliere una fazione a priori, non fare, come dire, atti di fede, ripeto, a prioristici. Voglio fidarmi di, perché poi potresti andarti a ritrovare con la testa sfracellata. Non sono modi prudenti, ragionevoli di procedere. Sono coinvolto in queste cose, spero che lo cominciamo a capire, appunto le virtù cardinali della prudenza e della giustizia, che devono guidare il nostro operato. Oh. San Tommaso descrive anche un'altra fattispecie, così concludiamo questa sezione, di coloro che degli avvocati dice che difendono le cause oggettivamente ingiuste. Sant'Alfonso Maria de Liguori, non so se su questo diede degli esempi e delle massime assolutamente esemplari. Quando Sant'Alfonso, prima di diventare Sant'Alfonso, quindi sacerdote e altro, esercitava la professione di avvocato. E tra le norme che si era dato, io non difenderò mai una causa ingiusta. È chiaro che anche i cattivi hanno diritto ad una difesa e una tutela legale, no? Però faccio subito una domanda. Un avvocato che abbia una coscienza e che voglia seguire la giustizia potrebbe, provate a pensare, no? Secondo voi, allora, io so che la persona è colpevole, d'accordo? Oppure ha fatto una frode, me l'ha detto. Potrei io andare in tribunale a chiedere l'assoluzione perché è innocente o come dire, il misconoscimento della frode che ha fatto, cioè che non ha fatto niente? Punto interrogativo. È un punto interrogativo. La difesa va sempre fatta, quindi si dovrà lavorare sulle circostanze attenuanti, che sicuramente magari ci sono, su possibili situazioni che rendano la colpevolezza minima, tutto quello che noi vogliamo. Però, attenzione che anche noi non dobbiamo mai metterci in condizione di difendere le cause, non soltanto le cause perse, ma le cause ingiuste. E per sapere se una causa è giusta o ingiusta, bisogna prima informarsi, formarsi e approfondirla. Quindi non, come dire, schierarsi apoditticamente in una posizione prima di aver acquisito le opportune e necessarie informazioni. La virtù è sempre questo. Poi può darsi anche che acquisite le cose ti sbagli perché il giudizio umano è sempre fallace. Però se tu non acquisisci opportune conoscenze e informazioni, che ti sbagli è quasi sicuro. E anche se non ti sbagliassi, cioè per puro caso, d'accordo, ci cogli, nel senso che ti collochi dalla parte corretta, non c'è nessun merito perché è appunto un caso. Ti è andata bene, ma poteva andarti certamente molto molto male. Ecco, quindi mi raccomando su tutte queste, su tutte quante queste dinamiche. Bene, io mi fermerei qui, perché così la prossima volta possiamo cominciare speditamente, speriamo, la virtù cardinale della, non la virtù cardinale, la prima delle nove parti della virtù cardinale della giustizia, che è la religione, cioè la giustizia verso Dio. Cosa è giusto? Giusto che noi rendiamo a Dio, quindi ciò che gli è dovuto,
da parte nostra. Sarà un capitolo abbastanza interessante, anche perché, come possiamo immaginare, certamente non è in questi tempi, ahimè, molto osservato. Ci vediamo, per chi lo desidera, alla prossima puntata e che Dio vi benedica e la Madonna sempre.